Il nostro viaggio in Molise oggi si ferma a Casa Calenda all'Istituto Omnicomprensivo Silvio di Lalla per l'evento organizzato dalla scuola sui cambiamenti climatici. Ospiti i meteorologi Gianfranco Spensieri e Andrea Giuliacci che dialogheranno con i ragazzi. Rimanete con noi. Filomena Giordano, oggi qui all'Istituto Omnicomprensivo di Lalla di Casa Calenda un evento importante, un incontro importante con i ragazzi sui cambiamenti climatici, che è un tema molto sentito dalle nuove generazioni. Sì, oggi è una giornata particolare perché avremo ospiti due meteorologi, il professor Spensieri e il professor Andrea Giuliacci, e diamo seguito al progetto cominciato lo scorso anno scolastico, quando il professor Giuliacci si collegò da remoto e il collega Spensieri tenne qui una serie di precisazioni sui cambiamenti climatici, risposta a tante domande dei ragazzi particolarmente interessati. Quindi proprio dai ragazzi è venuta l'idea di proseguire, di dare continuità al progetto. Stamattina quindi ci siamo, abbiamo diverse classi del nostro omnicomprensivo, dai più piccoli ai più grandi, e speriamo che possano gli spunti della mattinata possano essere utili per future lezioni in classe, possano avere una ricaduta importante. Dottoressa Maria Chimis, oggi siamo qui a Casa Calenda per un evento importante, con appunto interverranno due meteorologi di stampa nazionale per parlare di un tema con i ragazzi da loro molto sentito, quello dei cambiamenti climatici. Il problema da affrontare dal punto di vista educativo innanzitutto. Il cambiamento climatico è un fenomeno complesso da definire. Noi come umanità, che occupa tanto spazio e tanto impatta sull'ecosistema planetario, dobbiamo considerare che la Terra è un bene prezioso, che la natura è un bene prezioso, e quindi educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. È un obbligo educativo che investe il futuro dei nostri ragazzi, e quindi la scuola c'è anche per questo. È importante che i ragazzi appunto vengano informati da persone professionisti sul tema, e questo la scuola è importante che sia veicolo, un mezzo tra i ragazzi e i professionisti. Sì, perché c'è anche una strumentalizzazione su questi temi e bisogna invece essere ideologicamente corretti, obiettivi, e presentare dati scientifici a supporto delle tesi sul cambiamento climatico, su cui ovviamente c'è anche uno scontro globale che è di natura economica, però ritorniamo al discorso che il nostro compito è consegnare alle giovani generazioni un pianeta in cui possano vivere bene. Giuliacci, lei oggi qui ospite all'Istituto Omnicomprensivo Silvio di Lalla di Casa Calenda per parlare con i ragazzi di un tema da loro molto sentito alle nuove generazioni, che è il cambiamento climatico. Cosa si può fare e quali sono le informazioni giuste da dare ai ragazzi per essere informati su un tema a loro molto caro? Innanzitutto ritengo che sia fondamentale spiegare davvero ai ragazzi cosa sta accadendo e perché sta accadendo, per quale motivo, perché dobbiamo dare loro gli strumenti per affrontare questo problema. È un problema di tutti, non è solo un problema dei più giovani, ma certo loro dovranno combatterci molto più a lungo, e quindi è fondamentale costruire oggi l'adulto di domani consapevole del problema che c'è, e anche consapevole che ci sono gli strumenti però per affrontarlo, perché la scienza oggi ci dà già gli strumenti giusti per contrastare il cambiamento climatico. È soprattutto una questione di conoscenza, di sapere quello che si deve fare. Quali sono gli strumenti che si possono adottare nel nostro quotidiano, e i ragazzi potranno poi fare in futuro per far sì che questo cambiamento climatico
climatico si arresti almeno o comunque rallenti la sua corsa? È fondamentale tenere i giusti comportamenti. Innanzitutto noi sappiamo che il clima sta cambiando, soprattutto perché consumando energia, un certo tipo di energia, inquiniamo l'atmosfera. Quindi è fondamentale evitare gli sprechi di energia, e questo lo possiamo fare tutti, ciascuno di noi con i nostri comportamenti quotidiani, ma anche fare le scelte giuste. Perché attenzione, è vero che le politiche energetiche le decidono i governi, i grandi gruppi industriali, ma fondamentalmente il mercato lo governa il consumatore. Se tutti noi chiedessimo energia pulita, il mercato sarebbe costretto a darci energia pulita, e quindi è fondamentale spiegare adesso ai più giovani perché è tanto importante l'energia pulita rispetto a quella che inquina, perché significa creare un domani un mercato che richiede quel tipo di energia e che quindi si indirizza nella giusta direzione. E a chi nega che il cambiamento climatico non c'è o dice che sono soltanto fasi cicliche, cosa possiamo rispondere? Non, anche per convincere che così in realtà non è, e che quanto accade, eventi climatici all'improvviso, piogge, insomma ne abbiamo viste tante, che in realtà non è la normalità. Premetto, è vero che il clima è sempre cambiato, nessuno lo nega. Il problema è che il cambiamento più recente, ci dice la scienza, attenzione, la scienza, è governato soprattutto dalle azioni dell'uomo. E questa è la cattiva ma anche la buona notizia. Cattiva notizia perché vuol dire che insomma siamo noi che abbiamo alterato il clima. La buona notizia è che poiché siamo stati noi, vuol dire che siamo in grado di metterci una pezza, di riparare i nostri errori. Se fossero solo cambiamenti ciclici, allora il problema sarebbe ancora più grave, e invece ecco che noi possiamo agire su questo cambiamento cercando di correggere la rotta. Gianfranco Spensieri, oggi qui insieme al collega Andrea Giuliacci incontrerete i ragazzi e parlerete del problema del cambiamento climatico. In Molise eventi che hanno comunque, eventi improvvisi che non sono la normalità, come vengono vissuti? Anche il Molise è stato interessato negli ultimi mesi a questi eventi, appunto come forti grandinate o piogge in mesi in cui prima non si vedevano. Diciamo che il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto, interessa gran parte della popolazione mondiale, ma soprattutto interessa anche la nostra regione quando si parla di eventi estremi. Eventi estremi e da un punto di vista precipitativo e da un punto di vista siccitoso. Siamo in un inverno particolarmente arido e da un punto di vista di precipitazioni, e molto avaro da un punto di vista di precipitazioni nevose, rientra anche questa fase in un trend climatico ormai acclarato, un trend che va verso il riscaldamento globale. È importante informare nuove generazioni da un punto di vista scientifico su cos'è il cambiamento climatico e come contrastarlo. Sì, diciamo che è la cosa migliore che si può fare in questo momento, perché i dati di fatto ci danno un riscontro oggettivo, un riscontro obiettivo, reale di quello che è lo stato dell'arte, ma soprattutto va fatta un'educazione importante verso i ragazzi, perché sono coloro che poi nel corso dei prossimi anni dovranno mettere in campo, porre in essere quelle che sono le azioni correttive affinché questo possa essere un problema quantomeno limitato. Il nostro viaggio in Molise termina qui, vi ricordiamo che sarà possibile rivedere questa puntata sui canali del Digitale Terrestre per Molise e per l'Abruzzo e sui nostri canali social.